see those two uniforms, and all they stand is for greatness, greatness, greatness. The building is filled with... Amici del College Basketball, Ellis e Federico Buffa vi danno il benvenuto alla Continental Airlines Arena di East Rutherford, New Jersey. Il Jimmy V Classic, la partita è Duke Kentucky e come avete visto anche dalla sigla di introduzione non c'è niente da dire, da game. Da game, queste due squadre che vogliano o non vogliano sono in rotta di collisione, si incontrano nella loro storia e siccome hanno giocato la partita più bella della storia del college basket, dove avete visto il tiro decisivo, un'altra delle prime 40, siccome c'è qualche titolo NCAA in ballo, siccome c'è la squadra numero uno e una delle poche rivali credibili, siccome c'è scritto Duke Kentucky, siccome si celebra la memoria di uno dei più grandi personaggi della storia del gioco, Jimmy Valvano, benvenuti a, come direbbero della Mox, the main event. Da qui fino a Atlanta una partita così, scordatevela. Settima edizione della Jimmy V Classic e questa è la partita più importante del torneo, anche se non è la finale del torneo, però il solo fatto che ci siano Duke giunta imbattuta a questo appuntamento e Kentucky che dopo aver perso la prima gara della stagione ha inanellato 6 vittorie consecutive fa sì che questa partita diventi automaticamente imperdibile, l'emozione è palpabile. Sono 15-1 su questo campo i Dukes nella loro storia e per loro è come giocare in casa. Dante Jones e Jason Williams sono nati a un tiro da tre da questo palazzo dello sport, ma la maggior parte degli studenti di Duke sono i ricchi del New Jersey. Questo non è un campo in trasferta per loro. E come vedete Duke viene da un periodo iniziato già nella passata stagione assolutamente strepitoso. Vince, vince e poi ancora vince. Incredibile squadra. E gli viene proprio facile. Hanno in questo momento la miglior squadra d'America, non sono così più forti dei loro avversari ed un torneo con eliminazione in partita secca possono anche perdere, però è chiaro che hanno con loro una mistica, una forza, un'intensità che però può essere pareggiata questa sera dai Wildcats, che hanno talento, hanno qualche freshman che deve uscire alla ribalta e non c'è una ribalta come questa per tutta la stagione fino ad Atlanta. Coach K, un mito dei fini di college basket americano, come sapete la sede di Duke ormai è Sheshewskyville perché è proprietario di tutto quello che fa parte del campus, Tubby Smith, diventato già un idolo per i tifosi di Kentucky perché al suo primo anno alla guida della Kentucky Post Pitino, oltre ad essere l'ormai celeberrimo Papa Nero, ovvero il primo allenatore di colore dell'Università di Kentucky, aveva portato la squadra alle Final Four. La serie tra Duke e Kentucky al momento è 11-7 Kentucky, ma Duke ha vinto 5 delle ultime 6 volte che si sono viste queste squadre. Ed ecco la palla a due, sentite il fragore della folla di East Rutherford. Solo questo vi può bastare per capire che cosa significhi questa partita, il cui primo pallone per Kentucky ma è immediatamente rapinato e Chris Duhan mette i primi 2 punti, Chris Duhan che è sostanzialmente il playmaker dei Blue Devils, cosa che permette a Jason Williams di giocare guardia. Jason Williams però non è al 100% della forma, per lui un problema alla caviglia, mentre c'è un altro furto per Boozer che però poi sbaglia. Direi che l'intensità, Federico, già da 30 secondi si vede. Come notate sembra la finale per il taglio definitivo della rettina. Kentucky si è messa nelle mani di Cliff Hawkins, ha avuto molti dubbi coach Tubby Smith su chi fosse il playmaker di questa squadra. Nella demolizione di Kentucky State prima di questa partita, 8 assist per Hawkins, c'è bisogno di una sua grande performance contro questa pressione spaventosa guidata da Chris Duhon. Gli scontri fra queste due squadre ovviamente portano sempre a versare fiumi di inchiostro, magari si stabilisce qualche record, io credo che quasi un record sia stato stabilito nel fatto che Tubby Smith sia stato costretto a chiamare un time out dopo 32 secondi di partita. Sì, per vedere come pressano i loro avversari, ha preparato la partita nei dettagli, però un conto è prepararla e un conto è andare in campo. Come vedete, da disoccupato, di lusso, Papa Dan Levy c'è. Ho visto che c'è un duello tra il principe Prince, Tyshawn Prince, il miglior attaccante di Kentucky, e Dan Levy. Qui c'è tanta NBA del futuro in campo.
E del resto coach Dan Levy segue regolarmente il figliolone proprio perché ha molto tempo libero a sua disposizione. Gran bel movimento per Cliff Hawkins, di cui mi parlava in precedenza Federico Buffa, l'uomo nelle cui mani coach Smith ha deciso di mettere la squadra, e direi che ha messo due buoni punti. E dopo il time out contro la pressione non si è neanche accorto di Oduwan. E intanto arriva il fischio arbitrale per il fallo subito da parte di Jason Williams. Dicevamo, un Jason Williams non al 100% dal punto di vista fisico, qui intanto stiamo rivedendo Hawkins che nonostante l'aiuto è riuscito a controllare molto bene e a metterla di sinistra. Boozer ha giocato per lo scarico, non per impedire la penetrazione, due facili a quel punto. Zona di Kentucky sul pontesso, ho la netta impressione che sia tornato d'attualità Giasone. Direi di sì, alla faccia di quello che non è a posto fisicamente. In un nanosecondo ha rilasciato il triplone, ancora Hawkins contro Duhan, ancora due punti per il mancino. Esatto, non lo sta considerando la sua mano sinistra Duhan, lo manda a destra, poi lui cambia posizione con la palla e va a segnare. Intanto la strapotenza dentro di Boozer, miglior marcatore della squadra, primo anche per la percentuale. Non è una sorpresa la fisicità con cui Carlos Boozer gioca. Giocatore utilissimo alla squadra di Duke, che adesso è in difesa. L'attacco per Tyshawn Prince, linee esterne per Bogans, e poi arriva ancora una rapina di Duhan che però non riesce a perfezionare il possesso. Come vedete, Duke tocca benissimo le linee di passaggio e avete visto che Boozer abbandona spesso Kamara e raddoppiano mandando sul lato Kentucky, che non ha ancora letto benissimo le scelte difensive di Coach Kelly. E vediamo questo nuovo attacco per Kentucky, che prende il tiro da tre, air ball se ce n'è uno, e Mike Dunleavy è più veloce di tutti per prendere il rimbalzo, riceve adesso da Duhan, mette palla per terra, lo scarico per Boozer, arriva il fischio arbitrale. Avete visto Mike Dunleavy, giocatore che normalmente viene schierato nel ruolo di ala, ma che è in grado di ricoprire tutti i ruoli esterni. Super trattatore della palla e poi migliora di volta in volta. Questa sera i Duke sono privi di Horvat, che ha il sogno di giocare, come dice sempre Simone Sandri, il nostro esperto americano di tutto quello che si gioca negli Stati Uniti, ha il sogno di giocare nella MLS, cioè nella Lega di Calcio Americana. Per adesso piccinino si deve accontentare di giocare a basket a Duke, è fuori per un infortunio al fianco, ma gli altri ci sono tutti. Brutto giocare a basket a Duke? Direi che non si può lamentare, 79,4% la media ai liberi per Carlos Boozer in questa stagione, a segno il primo, sbagliato il secondo, Kamara rimbalzo. Avete visto Coach K con la sua schiera di ex playmaker di fianco, tra cui Johnny Dawkins, il miglior marcatore che ha avuto a Duke. L'attacco ancora per i Wildcats, si va a Tyshawn Prince, gran movimento per Prince, poi il ferro non assorbe il suo tiro, gran bel rimbalzo, ancora la rotta e ancora una volta ne esce Mike Dunleavy, presentissimo sotto i tabelloni. La transizione per Duke guidata da Duhan, che va ancora da Boozer. Boozer là sotto è assolutamente incontenibile per questa difesa. Sta dettando legge, scrive le regole della partita. Tyshawn Prince ha sbagliato il suo primo tiro dai 6 metri, ma non considerate quello come l'esempio per questa gara. Dalla stessa high school dove viene Tyson Chandler, da Compton, dove l'Uzi è abbastanza popolare tra i ragazzi, un talento impressionante, credo che sia un giocatore con chance di 10 anni di buona NBA. Ed eccolo anche in difesa, Carlos Boozer va a prendersi lo sfondamento, guardate come prenda posizione contro Kamara, che gli rende non pochi chili, ma poi il movimento di Boozer è ballerinesco. Super, la palla è arrivata dove doveva arrivare, però lui ha usato il perno come si deve, Kamara obiettivamente gli rende qualche chilo di troppo per poter prendere contatto, deve staccarsi e salire verticale, si accetta lo spalla contro spalla, gli va dentro sempre. Difesa uomo contro Jason Williams, la sua penetrazione ancora Boozer, la stoppata di Kamara, esattamente quello che diceva Federico Buffa, non ha cercato il contatto, è andato su verticale e gli ha tolto il pallone. Esatto, creati dello spazio visto che sai saltare, sennò quello ti mangia. Oh, a proposito di saltatori, mamma mia, Tyshawn Prince sta ancora cercando il suo pallone. Intanto dall'altra parte c'è il fallo, ma che cosa è successo? E Dante John salta tanto di suo, poi siccome gioca a casa sua la partita della vita, finora in 19 anni,
Beh, credo che abbia quella quantità di adrenalina che ti fa andare anche mezzo metro più su. Qua Camara in quello che deve fare contro Boozer, ma dall'altra parte, giocata a NBA, Prince crede di aver battuto la difesa di Duke. Ah ah. Da dove è sbucato Jones? Non si è capito neanche dal replay. Sembrava che la palla stesse arrivando al tabellone, invece è arrivata alla sua mano. Tyson Prince, questa volta il triplone lo mette. È una Madeleine, un tiro perfetto, veramente, con un'eleganza particolare, tiro mancino di un ragazzo che ha tanta pallacanestro nelle dita, veramente una bella conclusione. Tra l'altro avrete fatto caso al fatto che la distanza dei suoi piedi dalla linea dei tre punti NCAA era notevole, qui stiamo parlando di distanza NBA. Intanto c'è l'errore, ma c'è il rimbalzo d'attacco per Casey Sanders che mette due punti ed è più 5 di 1. Stesso problema di Dante Jones, ma dall'altra parte è saltato troppo. È saltato troppo, aveva troppa adrenalina ancora dentro. Veramente carico come un mollone. Camara contro Carlos Boozer, mette palla per terra, poi sceglie di riaprire, riceve di nuovo, Boozer gli sporca la ricezione, la palla comunque rimane ai Wildcats. 12 a 7, Duke, sfiducia di coach Tubby Smith nel suo playmaker, Cliff Hawkins va subito per il senior Blevins, secondo me dovrebbe avere un po' più fiducia nel ragazzo. E intanto qui state rivedendo, in effetti c'era troppa adrenalina nelle gambe di Jones, che oltretutto è rimasto appeso al ferro, ha rischiato di togliere la possibilità del rimbalzo al suo compagno. Però Paola, non vale, questo è come il Cameron Indoor Stadium, solo anziché 9.000 sono in 19.000. Sì, effettivamente la follia sembra essere la stessa, del resto credo che i Dukies non conoscano confini. Settima volta che si incontrano queste squadre quando una delle due numero uno e ha sempre vinto quella che era il numero uno del ranking. E quindi la cabala è con Duke in questa situazione, gioco fermo per un fallo e vedete Coach K che è arrabbiato, evidentemente non apprezza questo movimento difensivo dei suoi che ha portato al fallo, 5 punti di vantaggio comunque per Duke. L'espressione di Coach K è sempre la stessa dal primo al 40° minuto di ogni singola partita. JP Blevins in possesso di palla vuole il passaggio in post basso e lo trova l'attacco di Kentucky, lo scarico è per Marcus Astill, primi due punti per lui. Importante cominciare a trovare gli scarichi contro la pressione che portano sulla palla i Dukes. E qua discreta pallina da parte di Chris Duan per Dan Levy che poi taglia sulla riga di fondo come un giocatore NBA già formato. Il problema è che questi si trovano a memoria, perché c'è stata una frazione di secondo per capire che Dan Levy doveva tagliare, che Dune gliel'avrebbe passata. È incredibile come questi ragazzi riescono a passarsi il pallone. Duan, lo spazio per Ewing, non trova il ferro e quindi Kentucky può tornare in attacco. Coach K va dalla sua panchina molto in fretta a scendere Ewing in campo con solo 5 minuti a cronometro, capisce che è una partita che va 40 questa. Daniel Ewing, freshman di Duke, del quale avevamo già parlato in precedenza in occasione dell'altra partita dei Blue Devils che avevamo promosso. Ancora Estil prende il tiro ma non va, il rimbalzo è per Fitch e poi arrivano i due punti per Kentucky che fa molta fatica in zona pitturata perché effettivamente dal punto di vista fisico Duke è più forte. È più forte ma sta concedendo un po' troppi secondi tiri, credo, per i gusti di Coach K. Sì, infatti prima abbiamo visto l'espressione di Coach K decisamente arrabbiato. Il pick and roll per Duhon, la sua apertura, la palla viene sporcata tra l'altro dalla difesa ma rimane comunque in possesso dei Blue Devils. Qui stiamo rivedendo il passaggio dal palleggio di Duhon, clamorosa, e guardate come usa il ferro Mike Dan Levy. Stupendo, non so se fosse Sanders o Dan Levy il ricevitore di questa palla, è sembrato stupendo per Dan Levy. Comunque fosse, il risultato è stato assolutamente straordinario. Qui intanto state vedendo che Duhon dal punto di vista del passare la palla non scherza niente, nelle ultime tre partite 9 di media. Sì, sono passati con l'asfaltatore su Carolina A&T nell'ultima partita, gli viene un po' troppo facile vincere di 50 queste gare. Williams, la sua apertura, palleggio, arresto e tiro non va per Jones, quindi dall'altra parte Kentucky arriva la stoppata di Boozer
e Steel non si aspettava questo recupero lampo di Boozer. Anche Smith va dalla panchina e finalmente vediamo Rashad Carruth, giocatore che viene dal monastero di Oakley Academy e come tale mi è subito simpatico. Talento, buonissimo tiratore, soprattutto sa creare il suo tiro, però 4 partite fuori per un infortunio alla caviglia e finora in tutta la stagione 12 punti. Non il Carruth che si aspettavano i tifosi di UK. Fallo di Carlos Boozer che difendeva su West Hill. Coach Smith preoccupato evidentemente perché sa che i suoi non possono permettersi errori in questo tipo di partita. L'apertura è per Blevins che tiene vivo il suo palleggio e va proprio da Carruth, il prodotto di Oakley Academy. Tyshawn Prince in possesso di palla, arriva il fallo difensivo. Ovviamente c'è molta attenzione in difesa su Prince. Jones in questo caso caccia la palla ma trova la mano. Oh, ecco che state vedendo una cosa classica che vediamo su questi teleschermi da decine di partite di Duke. Coach K comincia a lavorarsi gli arbitri. Lobbying classico. Per esempio, se siamo al torneo, la sua frase preferita è "This is the NCAA, not the YMCA". Come dire agli arbitri, non fischiate come nella Lega Amatori, fischiate come dico io. Esatto, perché poi Lega o non Lega, l'importante è farlo contento. Intanto non è contento Boozer che si è visto sbucare da niente Prince che gli ha rifilato lo stoppone, il contropiede per Kentucky, la triple di Carruth e la partita si scalda. The main event. Sapevamo sarebbe stata una partita di questo genere, troppo orgoglio per UK per andare sotto anche sul campo degli altri, troppo talento, troppa tradizione. E troppa convinzione forse per Duke che per 5 minuti sembrava avere il pieno possesso della partita. Guardate qui da dove arriva Prince a togliere la palla dalle mani di Boozer, ha rischiato la zuccata sul tabellone. Dall'altra parte velocissimo il contropiede, Carruth non ci pensa un attimo. E il tiro è proprio questo, quello che l'ha portata ad essere un McDonald's All-America. Dall'altra parte, bamboccio, sarai anche forte ma tu vieni dall'Alaska, io vengo dalle strade di Los Angeles, stoppatina del principe. È andato veramente dove non osano le aquile a recuperare quel pallone, con tutto che l'altro aveva anche alzato la parabola. È andato a prendergliela veramente in cielo e UK è in vantaggio di 2 punti. Peraltro, pur essendo Jason Williams, come dicono in America, il pre-season, il during the season, il forever player of the year, quello che non puoi mai togliere, secondo me, dalla chimica di Duke è proprio Boozer. Sicuramente lo ha dimostrato in più e più occasioni, anche nelle partite che contano. Intanto Williams, per il momento, lo abbiamo visto mettere a segno il triplone in avvio di partita. Poi fino per lui, ripetiamo, la sua caviglia è comunque in fiamme. Quella faccia di Coach K io l'ho già vista e mi ricordo perfettamente anche quando, primi 15 minuti della semifinale con Maryland dell'anno scorso, quando ha chiamato il time out e ha detto, vabbè, ok, basta, avete giocato come dovevate giocare, adesso basta, giocate secondo i vostri istinti. E qui là si sono fumati 19 punti. E intanto Dante Jones, 2 su 2 dalla lunetta ed è nuovamente parità, 16 pari, 12 minuti e 40 secondi per arrivare all'intervallo, ennesima linea di passaggio sporcata dalla difesa di Williams. Qual è il problema in questo momento, secondo me, di Duke? Che non riconoscono il tiratore all'interno della transizione di Kentucky. Kentucky quando va in campo aperto mette facilmente la gente dietro la linea dei 3 punti e faticano a creare la matchup difensiva a quelli di Duke. Li perdono visivamente. E intanto vediamo come si evolve questa azione con Blevins, il taglio, la ricezione, i 2 punti per Rashad Carruth. È entrato, 5 punti per lui, vantaggio UK. E Jason Williams si fa prendere in backdoor, questo è un brutto errore, non può succedere alla scuola, anzi alla corte di Coach K. Adesso Smith ha deciso di raddoppiare Boozer, come vedete quando c'è la ricezione in post basso, però succede che sulle rotazioni ci si perde Williams e arriva il triplone. Esatto, e se vuoi perdere un giocatore evita di perdere quello sul raddoppio portato su Boozer, anche perché era sul lato forte, quello della palla. Errori tipici da college basket. Errori tipici da college basket, effettivamente se c'è un giocatore da non battezzare è proprio Jason Williams, che invece andrebbe seguito faccia a faccia comunque sempre dalla difesa. W. Smith, la sua espressione, la più intensa. Anche perché Duke è una squadra più intelligente della media nel college basket, un po' per la loro caratteristica, un po' perché giocano 2 playmaker, hanno 2 lettori di pallacanestro in campo assieme. Come dicevamo in precedenza, i backdoor fino adesso sono l'attacco principale di Kentucky, oltre ai tiri in campo aperto in transizione. Bella palla comunque data dentro.
il movimento di palla, caratteristica invece per l'attacco di Duke. Qui vediamo Boozer raddoppiato, legge la situazione, velocissimo Duan a girare la palla per Williams, non c'è l'uscita in tempo del difensore, triple a segno. Eccolo il doppio playmaker, è Duan che scarica per Williams, hanno formato un triangolo sul lato forte, hanno due passatori e un giocatore d'area. Devi adeguarti a come attaccano loro. Qua Kentucky ha raddoppiato male la palla e Duan è troppo svelto mentalmente a non capire che ha un tiratore sul lato forte. Anche perché in effetti istintivamente il difensore cosa fa? Esce su Duan che ha appena ricevuto il pallone, quindi poi è in ritardo nei confronti di Williams. Boozer ancora una volta a sporcare il possesso, ma Kentucky mantiene comunque il pallone. 7 secondi, arriva l'intervento difensivo, viene chiamata una palla 2, ma Dan Levy comunque in difesa è attentissimo. Sì, ha delle gran mani e grande intelligenza di gioco. Se Coach K pensava che il ragazzino da Oak Hill fosse carne facile per il suo Jason Williams, cioè lo potesse far riposare in difesa, qua abbiamo preso un granchio, perché sta giocando benissimo lontano dalla palla e lo sta mettendo in difficoltà. Decisamente sì, si sta muovendo molto molto bene, marcature a specchio dall'altra parte del campo, Williams vuole restituire, crossover, scarico per Boozer, 2 a segno. Vogliamo parlarne? No. No. Ribadisco quello di prima. Pre-season, during the season, all the season. After season. After season player of the year. Intanto Prince controllato sempre da Mike Dunleavy. Poi l'apertura è per Blevins che tiene vivo il suo palleggio. Su di lui lavora Duan che gli chiude ogni possibile passaggio. E Steele si ritrova il pallone in mano. Triple a segno anche per lui. Dicevi prima, Federico, non riconoscono i tiratori. Beh, tirano tutti. Sì, questo ce l'ha il tiro est e quel tiro ce l'ha. Obiettivamente non era questo preso lo sviluppo dell'azione. Ha trovato la situazione giusta per mettere una palla importante per la partita, perché come vedete Duke era riportata avanti, Kentucky rientra. Ti danno la sensazione di non soffrire psicologicamente i loro avversari. Ed eccolo qui, Steele, che in effetti ha uno stile perfetto di tiro. Gli hanno lasciato lo spazio, il triplone è andato a segno e UK è sempre lì, 21 pari quando siamo quasi alla metà della partita. Ancora Blevins in possesso di palla, va alla ricerca di Fitch che mette palla per terra in questo momento. Poi la palla va sul lato per Bogans, tentativo di scarico sul raddoppio di Boozer che però si impossessa del pallone e già dall'altra parte di Duan. Williams a rimarchio, prende la triple ed è 3 su 3. Stesso problema che abbiamo dall'altra parte, riconoscere il tiratore in transizione, devi accoppiarti prima, questo lascia andare la palla troppo in fretta. 3 triple a segno per Jason Williams nella partita, 3 i punti di vantaggio per Duke quando siamo esattamente alla metà del primo tempo. E ancora una volta la grandissima difesa di Duke, questa volta per Jason Williams, che costringe alla palla persa Kentucky. E può darsi che fra un po' coach Smith debba pensare anche lui di giocare con i due playmaker puri, perché stanno un pochino soffrendo sull'attacco a metà campo. Stanno faticando moltissimo, questi sono tarantolati per come aggrediscono il portatore di palla. Vedete che Duan e Williams si alternano effettivamente nel portar palla. Mike Dunleavy poi quando mette palla per terra è difficilmente contenibile dal diretto avversario. Esatto, va a destra e a sinistra, è abbastanza esplosivo, a tiro, quindi è un giocatore interessante. La chiave in questo inizio di partita per la difesa di Duke, le palle perse di Kentucky, che sta tirando attorno al 60%, ma ha perso qualche palla di troppo. E poi il tiro di Jason Williams, mortifero fino a questo momento dalla lunga distanza. Il modo di far girare il pallone, che anche in questo caso si dimostra valido, e Dunleavy mette la triple. Zona di Kentucky sulla rimessa, restano poi a zona anche sul proseguo del possesso. Dunleavy mette tutti a posto. Mette tutti in riga, Childs si fa vedere e riesce a ricevere il pallone non senza qualche difficoltà, sempre perché la difesa di Duke cerca di piazzarsi su tutte le linee di passaggio. Adesso si arriva da Estil, la sua apertura per Bogans non va. Estil però in due colpi riesce a recuperare il rimbalzo. Childs l'apertura per il tiro da tre di Daniels non va. Terzo rimbalzo offensivo per Kentucky e questa volta Gerald Fitch mette i due punti, ancora secondi tiri. E la faccia di Maryland, se continuano a concedere secondi tiri come questa, la rivediamo ancora. E intanto c'è il tentativo di passaggio schiacciato a terra di Dunleavy che viene intercettato, ma la palla rimane ancora a Duke, proprio al figlio del coach, palla per terra in frazione di passi. Sicura, preso il centro dell'area ma era occupato, arresto con scalpiccio, buon fischio.
Buon fischio e per la prima volta non la miglior scelta da parte di Mike Dunleavy, che è andato letteralmente a chiudersi in un ginepraio in precedenza al suo tiro da tre. Pittorica conclusione dai 6 metri. Decisamente sì, intanto è Kentucky che torna in attacco, 4 punti da recuperare per i Wildcats, il picker all'alto, Bogans va fino a capolinea, non va ancora, un rimbalzone per Fish, ma la palla poi viene conquistata da Jones che va a prendersi il fallo di Prince. Jones è un super atleta, è un discreto difensore, un discreto tiratore, non è ancora un trattatore della palla per andare in campo aperto sotto pressione in quel modo. Intanto ha preso il fallo, adesso la palla è ancora quindi per i Dukies, che hanno in campo ancora Daniel Ewing con il numero 5. Giustamente diceva in precedenza Federico, è importante anche usare bene le proprie panchine perché questa è una partita che ci stanca moltissimo. Dunleavy, il suo passaggio clamoroso alla ricerca di Sanders, che però non riesce a impossessarsi del pallone, ma il passaggio era stupendo. Eh sì, perché se sei 2-4, palleggi e dai via la palla in questo modo, quelli del piano di sopra sono con la salivazione classica di chi, dai, vieni, vieni. Ma adesso la nuova moda a Duke, si laureano in 3 anni e poi vanno nell'NBA. Jason Williams con un paio di corsi estivi è riuscito a mettersi nelle condizioni di laurearsi e andare nell'NBA allo stesso tempo. Incredibile. E quindi non rinunciano ad arrivare alla laurea, però non rinunciano neanche all'idea di cominciare a guadagnare presidenti ispirati con il debito anticipo che in alcuni casi si meritano. E Carlos Boozer è pronto a fare più o meno la stessa cosa per andare con un pezzo di carta con scritto Duke, andarsene dall'Ateneo, hai bisogno di 34 credit, vuole dire 34, diciamo così, corsi, quindi 34 esami. A Duke ti concedono badminton, ma non ti concedono storia delle scarpe di pitone, quindi devi farli i corsi. Uno che invece a Kentucky può fare corsi sulla storia delle scarpe di pitone è Jules Camara, che diciamo così una certa verticalità ce l'ha, perché quell'altra è l'università statale. E quindi le scarpe di pitone sono strammesse, il calcio d'angolo, la matita e tutte queste altre cose. Un errore nel tiro da tre per i Dukies e questa direi che è la notizia del giorno, visto che fino adesso le percentuali dalla lunga distanza erano clamorose. Caruso palleggia, arresto e tiro. Credo che stia giocando la sua miglior partita della stagione. Ah, di sicuro, 12 punti in assoluto prima di entrare in questa gara, però quell'esecuzione dai 5-6 metri troppo efficace perché non dovesse tornare d'attualità. Intanto il principe sta stoppando quasi tutti gli All-America dell'altra squadra, eh? Ha stoppato Williams, Ewing in possesso di palla, ma nella virata ne perde la proprietà e quindi può ripartire la transizione di Kentucky. Si fa vedere Camara, ma Prince vuole andare fino in fondo. Perde il controllo del corpo, arriva il fischio arbitrale, adesso vediamo se per un'infrazione di passi o per il fallo di Dunleavy. Penso che sia un'infrazione di passi, effettivamente ha perso il controllo del corpo Tyshawn Prince. E qui andiamo a rivedere Camara. Beh, effettivamente la verticalità non manca al ragazzo. E poi partenza da Kevin Garnett, Boozer deve muovere i piedi a 6 metri da canestro contro di lui, qui ha fatto oggettivamente fatica e dietro Boozer non c'era nessuno. E beh, anche il fisico un po' alla Kevin Garnett, estremamente longilineo, non un grammo di roba di troppo. Ecco sì, poi per il paragone finiscono lì. Anche perché di Kevin Garnett non è che ne nasca uno ogni settimana. No, ne è nato uno solo e mi sa che non ne nascerà più nessuno. Centimetro per centimetro il miglior giocatore della NBA. Intanto altro recupero difensivo per Kentucky, che ha 2 punti di vantaggio e palla in mano a 6 minuti e 8 secondi dall'intervallo della gara. Tyshawn Prince si arresta da 3, sbaglia in questo caso, Camara si fa vedere al rimbalzo, arriva il fischio arbitrale, Boozer tratteneva Jules Camara. Ancora una volta vi segnaliamo questo duello tra Prince e Dunleavy, cioè antipasti NBA. Grande trattamento di sinistro di Prince, che in questo momento è metà dell'attacco di Kentucky e oggettivamente attira tantissima attenzione, poi va per scarichi come questo. Questa è buona pallacanestro. E infatti era un buonissimo tiro quello di Caruso che non è entrato, però avete visto come Prince venga triplicato non appena mette piede in zona pitturata. Gran bel movimento intanto per l'attacco di Duke, arriva il tap-in ed è nuovamente parità, 5:34 da giocare. Kentucky in attacco ancora con Camara in post basso, giro e tiro, non va, ecco appunto. Dall'altra parte abbiamo visto un'eccellente secondaria di Duke con turnout eseguita molto bene. Questa è una squadra ovviamente che è allenata su ogni possesso.
intanto viene calpestata la linea di fondo, probabilmente da Jason Williams, che si era disturbato con Jones nella lotta a rimbalzo. Oh, quello che è andato a fare il vuoto fisicamente era Reggie Love, se non sbaglio, prestato dal football. Sì, Reggie Love, uno dei personaggi interessanti di questa squadra. E intanto qui stiamo andando proprio a ridere, sì, era decisamente Reggie Love, anche quello che aveva toccato con la punta delle dita. E fare il vuoto direi che è l'espressione giusta, Federico. Sì, e come non è, quelli del football a 20 anni si riconoscono subito dalle spalle che hanno rispetto a quelle del basket. Diciamo che la struttura fisica tradisce le loro abitudini di lavorare anche su altri campi, oltre al 28x14 in parquet. Carlos Boozer non gioca a football, ma il fisico sicuramente non gli difetta. Riposo per lui, dicevamo in precedenza, l'uso della panchina, il modo di allenare questa partita sarà fondamentale per il signor Smith come per Coach K. Sicuramente, Coach Smith secondo me è uno dei migliori allenatori difensivi del college basket. Certamente un allenatore che è entrato nella storia della sua università e non era facilissimo. Come vedete, nell'ambito dei quadrienni non si trovano malissimo né a Duke né a Kentucky negli anni 90. Direi senz'altro di no. Intanto uno su due per Stone dalla lunetta, giocatore da 56% in stagione, allunga la propria difesa Kentucky dopo libero realizzato. Duke però non fa fatica a passare la metà campo e a impostare il gioco contro la difesa schierata, difesa individuale in questo momento per Coach Smith. Mike Dunleavy in post basso va alla ricerca del contatto con Prince e lo trova, e questo è il classico fischio che manda in bestia una panchina di college basket quando stai giocando contro Duke. Buona difesa di Prince, arriva l'aiuto, voleva passi Smith e probabilmente ha ragione. Fischio per Duke, andiamo a vedere. Andiamo a rivedere, in effetti infrazione di passi, grossa come una casa. Prince aveva posizione, onestamente, o non fischi niente o togli la palla a Duke. No, e poi se c'era qualcuno che ha cercato il contatto era l'attaccante, non il difensore. Oggettivamente un brutto fischio. Un brutto fischio che porta Mike Dunleavy in lunetta. Qui state vedendo le sue cifre in stagione, cifre di assoluta importanza, considerato il 51% dal campo, e stiamo parlando di un giocatore che tira molto anche da fuori. Si pensava che l'arrivo di Dante Jones, miglior amico di Williams e comunque alla piccola naturale, potesse creargli qualche problema di utilizzo, invece siccome gioca 3/4 ruoli, 30 minuti glieli trovi anche se non vuoi. Anche perché per come gioca, per la testa che ha nel gioco, difficilmente qualcuno gli potrà togliere dei minuti. Intanto difficilmente qualcuno potrà togliere considerazione a Rashad Tharoon. Come gli va via bene la palla dai portastrelli. E adesso qui si fa a gara a chi tira più da lontano. Duhon ha preso un tiro da 9 metri, ha trovato il ferro ma non il canestro. Ci avviciniamo agli ultimi 4 minuti del primo tempo, ancora la difesa di Duke che recupera. Intanto avete visto l'apporto dalle panchine, decisamente differente nella gara fino a questo momento. Mike Dunleavy ancora in possesso di palla, mette palla per terra ma non trova soluzioni, quindi si ricomincia a lavorare con calma. Si va da Duhon, Mike Dunleavy si fa vedere in post basso, il movimento in questo caso è da ala forte, non c'è il suo canestro, c'è il rimbalzo per Prince, il lancio lungo e il fallo difensivo. Obiettivamente in questo momento il miglior giocatore sul terreno, giocatore dell'anno dell'SEC dell'anno scorso, Tyson Prince, sta giocando una pallacanestro ai limiti della perfezione su due lati del campo. Estremamente lucido nelle sue scelte, in questo caso avete visto come avesse localizzato immediatamente la possibilità del lancio. Caruso intanto è in doppia cifra e c'è ancora 3:35 da giocare nel primo tempo. Caruso sta giocando una partita assolutamente indimenticabile fino a questo momento, ha scelto il momento giusto per farlo perché gli occhi di tutta l'America sono puntati su Stratford. E facciamo 29 scout professionistici di 29 squadre a vedere la gara. Sì, che poi sono gli occhi che contano di più, mettiamola. Per i ragazzi, a parte quella dei parenti, di sicuro. Forse anche più di quelli dei parenti. Ah, Paola. No, Paola. No, va bene, ok, sono sempre la solita venale io. Via! La solita zia. 3 minuti e 23 secondi da giocare nel primo tempo, più 2 per UK, ma è Duke in possesso di palla. Lo scarico di Williams per Jones, che però poi si va a infilare nello stesso ginepraio in cui si era infilato Dunleavy in precedenza, stesso esito. Passi. Contro la difesa di Kentucky vedi se uno è un trattatore della palla o no, e direi che Jones sta dimostrando di aver parecchio da lavorare sul trattamento della palla.
Blevins per Caruso, che ha trovato tutta la fiducia del mondo e anche la simpatia dei ferri della Continental Arena. Altri due per lui, che partita. Ma ha sbagliato un tiro? Ha sbagliato un tiro. Sta uscendo tiro. Benissimo dai blocchi, sempre con spalle e piedi a posto. Veramente strepitosa partita per questo prodotto di O'Keel Academy. Dall'altra parte ancora Dan Levin, forse si fa l'apertura per Jones, che va alla ricerca di Boozer. Boozer guarda l'avversario, prende il tiro, non va, rimbalzone ancora di Caruso, che adesso man mano che il tempo passa si sente sempre più sicuro di sé. E Kentucky sta chiudendo le zone verniciate, hanno il controllo della loro area, non si va più dentro con la palla. Non si va più dentro e questo toglie un bel po' di importanza al gioco di Duke, che nei primi 5 minuti aveva dominato proprio in zona pitturata con Carlos Boozer. Adesso invece hanno reso ineffettivo questo attacco di Duke. Duke comunque va in lunetta con Mike Dunleavy, eccellente tiratore di liberi. Diciamo pure automatico che l'azione precedente Chuck Hayes ha spinto buon fischio. Carlos Boozer ancora in panchina, ancora un po' di riposo per lui, peraltro è l'unico giocatore veramente d'area che ha l'esperienza per poter arrivare nei momenti salienti di una partita di questo tipo stando in campo, è fondamentale. È per quello che penso che sia insostituibile, perché alla fine Sanders è un cerbiatto, un magnifico atleta, però non ha ancora la fisicità per una partita di questo livello per 40 minuti. Fitch in possesso di palla, fischio arbitrale immediato, il fallo da parte della difesa di Duhon sulla partenza di Fitch. E qui vedi l'attaccante, Caruto ormai va preso faccia a faccia, vediamo se sa mettere palla per terra, mette palla per terra, batte l'uomo, porta a casa il fallo. E vedete la concentrazione su tutti coloro che sono a bordo campo, tutti gli assistenti di Coach K. E fra poco stacca il cordone ombelicale di tutti questi qua, andranno tutti ad allenare, a spargere il verbo in giro per il continente. Oh, Tommy Hemaker ha cominciato a spargere il verbo a Seton Hall. Ah, ci dice Simone Sandri che ovviamente da buon ex Seton Hall ha il dente avvelenato. Fatto licenziare lo Sports Information Director, cioè quello che fa le public relations della squadra per mettere un suo amico. Ha fatto assumere la moglie, ha fatto rifare impianti e edifici per milioni di dollari e poi ha detto, beh, vado a Michigan. È stato un piacere. È sparso il verbo, sì, ma anche altre cose però. Ma la moglie è rimasta su Seton Hall? Non l'ho chiesto a Simone, credo di no però. Forse no, è bene. Intanto ancora Duke in attacco, il pick and roll con Mike Dunleavy permette la penetrazione a Jason Williams, altri due per Giasone, meno due per Duke. Bellissimo canestro di Williams, però la conferma alla fine di questo primo tempo che Duke può essere battuta da squadre che hanno gente efficace dal palleggio, perché a questo punto la loro rotazione difensiva diventa meno efficace. E intanto Williams cerca di infastidire Blevins nel passare la metà campo, ma una pressione leggera, poi la difesa non si schiera nel migliore dei modi e Estill può tagliare verticalmente e andare a metterla a Vimane. Ci sono problemi di comunicazione in questo momento sulla panchina di Duke in campo e guardate la faccia livida di Coach K. Intanto Giasone, che qua ha mandato per aria puro materiale edilizio, però in abbondante doppia cifra. Beh, Giasone è partito con un 3-3, se poi mette anche un mattone credo possa essere perdonabile. Keith Bogans intanto fa molto male alla difesa di Duke, più 6 per Kentucky. Ultimo minuto del primo tempo e i Wildcats hanno l'inerzia della partita. Importante questa palla per i Dukes, Mike Dunleavy la riceve, la mette per terra, il blocco di Boozer, il tiro da 3, Dunleavy, quando la situazione si fa drammatica dategli il pallone. Ci vuole un documento per andare in vernice dei Cats in questo momento, che quando avevano il più 6 avevano il massimo vantaggio della serata. Duke resta a contatto col tiro da fuori. Il tiro da fuori, il triplone di Dunleavy che ha riportato a meno 3 Duke. Dall'altra parte Caruso vuole lo scarico e lo trova in qualche modo per Hayes. Arrivano i due punti di Hayes sull'assist di Rashad Caruso. Ultimi 20 secondi del primo tempo. Duke li affronta con la palla in mano ma con 5 punti da recuperare. Ultimo possesso della gara. Chiaramente Duke vuole prendere l'ultimo tiro e quindi comincerà adesso a muoversi. Infatti così è. Fino al Sapolino e Williams disturbato
fermato da Steel Buser, recupera il rimbalzo e con due secondi sul cronometro mette due punti, poi per non saperne leggere e scrivere va anche a stoppare Caruth. Finisce il primo tempo, Rashad Caruth, impatto incredibile sulla partita, già 14 punti per lui, si lamenta Coach K, voleva probabilmente venisse fischiato qualcosa contro Kentucky, ma la partita è tutta da giocare ed è tutta da vivere insieme. Stratford, New Jersey, 43 Kentucky, 40 Duke nella partita che fa parte del Jimmy V Classic, ma che sostanzialmente è il Jimmy V Classic. Kentucky in vantaggio grazie alla porta della panchina, 26 punti per quelli entrati dal pino, 14 dei quali di Rashad Caruth, che è stato chiaramente il giocatore del primo tempo per quanto riguarda l'aver cambiato l'inerzia della gara. Ma Kentucky ha giocato la partita che vuole giocare, ha perso per terra quello che ha guadagnato per aria, troppe palle perse in relazione a che controllo ha avuto dei tabelloni, ma ha trovato i tiratori che voleva trovare, ha messo in difficoltà difensivamente Duke chiudendo l'area, ha controllo fisico della partita e del ritmo. Obiettivamente Duke ha bisogno di giocare la sua miglior pallacanestro per vincere questa gara. E Kentucky è anche il suo miglior Tyshawn Prince, avete visto come riesca ad attirare su di sé l'attenzione della difesa e come sappia muoversi senza palla. E ancora una volta i backdoor, finta di andare a ricevere, passiamo dietro la difesa, Duke ha dei problemi di comunicazione difensiva, sta subendo attorno al 60% dal campo, che è impensabile per una squadra di Coach K. Ancora il tiro da fuori di Mike Dunleavy, il tiro da fuori che finora ha tenuto viva Duke nella partita. Ancora lotta al rimbalzo, qualche storia attesa fra Boozer e Bogans. Fortunatamente i due vengono fermati in tempo perché avrebbe potuto trascendere questo tipo di contatto. Qui stiamo rivedendo il taglio di Prince, completamente perso di vista da Dunleavy, che guardava il pallone ma non guardava il suo uomo. Esatto, ha scelto di fare una sola delle due cose che si devono fare ed è stato punito da un giocatore obiettivamente di categoria. Oh Paola, la conferma, è dicembre ma sembra fine marzo, questa è potenzialmente una finale. Questa potrebbe tranquillamente essere una finale del torneo NCAA, nulla da dire. Dunleavy perde per un momento il possesso ma poi lo recupera, l'apertura per il tiro che però non trova il canestro da parte di Jones, la transizione di Kentucky che lavora contro la difesa schierata di Duke, non ci sono stati contropiede primari nell'intera gara fino a questo momento, gran bel movimento di Hopkins e poi arriva Kamara sul nullo tagliafuori della difesa di Duke. Tutte e due i vetri hanno scritto sopra UK, su questo ormai non ci sono dubbi. E obiettivamente Kamara va a rimbalzo di agilità, Boozer non gli mette il corpo addosso e tende a non vederlo più. Linee esterne adesso per l'attacco di Duke, che sembra veramente fare moltissima fatica per trovare buoni tiri. Williams si butta dentro ma viene stoppato, dicevamo ci vuole un documento per entrare lì. Assolutamente, Williams batte l'uomo col suo crossover immarcabile, però poi dopo l'aiuto arriva in fretta e obiettivamente Duke sta vivendo molto del suo tiro da fuori perché da sotto non sta avendo quasi niente. Raramente si vincono partite di college col tiro da fuori. E c'è da dire che Tubby Smith ha preparato questa partita veramente in maniera perfetta rispetto a quello che è il gioco preferito dai Dukes. Kentucky che ancora torna in attacco, naturalmente Tyshawn Prince è il go-to guy, il suo errore, ancora una volta rimbalzo Fitch è il più veloce, quinto rimbalzo per lui. Arriva la palla Hopkins, Prince ha lo spazio per il tiro da tre, non va, terzo rimbalzo per Kamara, effettivamente entrambi i vetri hanno scritto UK. Il dominio è troppo evidente per essere rimarcato a ogni possesso. Buon tiro per Prince che gli è andato corto, Prince ha mostrato un limite nell'ultima azione. Quando lo mandi sulla mano destra, che non è la sua mano favorita, non va in fondo nella penetrazione. Raccoglie sempre il palleggio e tira. Quel movimento alla lunga diventa marcabile, mentre qui Kamara va a vedere se pur essendo a casa sua, Jason Williams ha l'invito. Non ce l'aveva. E l'ha respinto, quindi niente da fare. Jules Kamara intanto in lunetta con due tiri liberi a sua disposizione. Mette il primo, giocatore da 66,7% in stagione fino a questo momento, giocatore che come vedete non ha giocato nella passata stagione per problemi di carattere fisico, 1-2 per lui rimbalzo di Boozer. Ma ha fatto il vuoto con la nazionale senegalese giovanile quest'estate, giocatore che sta venendo fuori.
Williams, ancora il crossover, ancora il capolinea, ma c'è il suo errore. Adesso non è stato stoppato da Camara, ma comunque l'intimidazione dei lunghi di Kentucky ha funzionato. Esatto, stanno alterando i tiri o li stanno facendo prendere contro natura ai Dukies. Interessantissima partita. Qui stiamo rivedendo proprio il fatto che Camara in ogni caso metta le mani dappertutto e costringa a tirare in controtempo, per esempio nella fattispecie Jason Williams, 8 le stoppate di Kentucky contro le 2 di Duke fino a questo momento. Bogans in possesso di palla, finisce per le terre Mike Dunleavy, nulla è fischiato, la rimessa viene affidata comunque ai Wildcats. Meno forza fisica, meno intensità dei Dukies rispetto a quelli che stiamo abituati a vedere, invece è esattamente l'opposto che state vedendo da Kentucky, che ha in mano proprio l'inerzia di sta partita. E non ho mai visto negli ultimi anni, tranne nei due primi tempi contro Maryland, Duke così in difficoltà dal punto di vista della reattività. E Kentucky ha sfruttato questa difficoltà arrivando a 10 punti di vantaggio, primo vantaggio in doppia cifra dell'intera partita. Jason Williams alla sua apertura per Duan, arriva il ribaltamento per Jones, l'arresto, lo scarico per Boozer, il fallo in attacco di Carlos Boozer. I Dukies stanno perdendo la strada, nettamente perdendo la strada, e Camara fa quello che deve fare, e cioè staccarsi da Boozer e prendere eventualmente il contatto facendo iniziare il primo movimento a Boozer. E qua adesso vediamo una di quelle cose che lasciano il segno. Pino punitivo per il primo quintetto. Punizione, adesso andate tutti a sedere, entra il blue team, cioè quelli che si fanno il cosiddetto mazzo in allenamento, e vedete chi ha voglia di giocare e chi no. Pura punizione a livello di college basketball. Questo effettivamente è il tentativo di scioccare psicologicamente la propria squadra da parte di Coach K, che evidentemente vedeva le difficoltà di cui parlava in precedenza Federico Buffa, questa intensità che non è quella dei Blue Devils, e allora pronti via tutti e 5 in panca. Se non ti chiami Krzyzewski, non sei al college, non so se puoi proprio fare questa cosa, ma questi adesso invece abbassano lo sguardo perché sanno che nel college basket conta quello che c'è scritto davanti, non di dietro sulla maglia. E infatti la scritta Duke rimane sempre, la scritta dietro varia molto spesso, quindi questo è il principio. Intanto Bogans porta un po' a spasso la difesa, poi scarica per il tiro in sospensione di Camara, lotta a rimbalzo. Sicuramente dal punto di vista dell'intensità i giocatori in maglia bianca adesso stanno lottando in modo assolutamente selvaggio, ma la palla rimane ancora nelle mani di UK. Poi arriva il fischio arbitrale, il fallo è subito da Tyshawn Prince, che comunque continua a fare impazzire la difesa. Sì, bella l'idea dal punto di vista scenografico, anche fantastica, però quanti minuti puoi tenere questi qua in campo? C'è un walk-on, un freshman, un gladiatore di nome Christensen e due giocatori di pallacanestro. Bello, per carità, però. Però giochiamo a basket. Poi dopo bisogna cambiare un po' anche le carte in campo. Beh, credo che non durerà molto questo tipo di punizione, tutto sommato. Però se voleva mandare un messaggio, credo l'abbia mandato. Infatti per quello che non è necessario che duri molto tempo, tanto ormai il messaggio è stato sicuramente recepito dal suo primo quintetto. Penso che non resteranno a lungo questi giocatori in campo, anche perché devo dire che non riescono assolutamente a tenere le penetrazioni di Hawkins, dalle quali poi sbucano punti come quelli di Camara. Altro ragazzo di O'Kill, Hawkins, e Camara, suo amico, e anche lui ragazzo di O'Kill, come vedete in linea di massima si va a pescare il monastero. A Kentucky la distanza tra Lexington e il monastero è un paio di centinaia di chilometri, ma sono legati spiritualmente. Beh, anche perché diciamo che non sono usciti giocatori così male, no, da non O'Kill. Male, non male, praticamente è un NBA riveduta. Riveduta è molto corretta, comunque. Intanto qui rivediamo in precedenza la penetrazione di Hawkins, è arrivato il gladiatore Christensen a cercare l'aiuto, è arrivato lo scarico per Camara. Quando sono andato al monastero a visitare personalmente la struttura, c'era Camara che veniva portato da musulmano a cantare il gospel. Io mi sono permesso di domandare, ma scusate, lui non importa, deve cantare, ma non sa neanche le parole, non importa, non è musulmano, basta con le domande, Faceva andare la bocca come in acquario, pur di però bisognava che ci fosse. Al tempo pesava forse 65 kg, con questa cravattina stretta, con un nodo del diametro di 3 cm. Ale, tutti dentro. Lungo, magro, canta il gospel. Esatto. Perfetto.
sai Sean Prince, gran movimento di Prince che poi sbaglia il tiro, ma Camara ancora una volta è incredibilmente attivo in rimbalzo, anche se poi gli viene picchiata un'infrazione di passi perché evidentemente gli era già stato accordato il possesso della palla e il movimento dei piedi non era più legale. Voglia di Jason Williams di rientrare in questa partita dopo la punizione da 1 a 10. 11. Credo proprio che abbia voglia di rientrare e credo proprio che appena avrà un pallone giocabile saprà come utilizzarlo. Nel frattempo è Andre Buckner che si occupa di passare la metà campo per i Dukies. Daniel Ewing palleggia, resta tiro sulla linea di fondo, molto lungo il suo tiro, che rimbalza per Bogans sul quale viene speso male un fallo da parte di Andre Buckner. Andre Buckner è un ragazzo del Kentucky, fratello del Greg, probabilmente il miglior difensore dei Dallas Mavericks, però dice mai stato tifoso di Kentucky. Nel 92 quella partita, quella bella partitina, non l'ho vista. Stavo vedendo mio fratello che giocava alle finali statali delle high school. Chi ha vinto? Facissimo. Lo dissi adesso però, vuoi vedere allora. Pinocchietto, gli si allunga il naso quando parla. 5 minuti se ne sono andati, sempre 10 punti di vantaggio per UK. La difesa è fallosa per Daniel Ewing, che era andato a cacciare il pallone a Bogans, è arrivato il fischio arbitrale, non molto d'accordo il texano di Duke. Guardate la faccia di Williams, tutte, ma quella di Williams in particolar modo. Sono passati 2 minuti e mezzo, forse non 3. Non ne possono più. Fremono. Non ne possono più. Duhon, Dunleavy, Boozer e Williams inquadrati dalla regia di ESPN. Stanno impazzendo, fra un poco si mettono in ginocchio a pregare Coach K. Peraltro nel parziale non è che UK si sia allontanata molto dallo scarto in doppia cifra che aveva all'ingresso del quintetto punitivo, fino adesso è più 2 di differenza. Eh sì, sono usciti sul più 10, adesso sono sul meno 10, adesso sono a meno 12, ma palla in mano, difesa sempre allungata dopo liberi a segno per UK, passa la metà campo Andre Buckner sul quale lavora duramente Bogans, buona linea di fondo ma errore per Reggie Love e recupero del rimbalzo ancora una volta per i Wildcats. Io credo che Coach K, esatto, Coach K si prepara a rimettere in campo il suo primo quintetto, stufo di veder faticare il quintetto blu contro Tyshawn Prince e compagni. Palla che viene comunque recuperata da Duke con Reggie Love. Buckner passa la metà campo, transizione per la formazione di Coach K, il canestro del gladiatore. Matt Christensen c'è il fallo, ce n'è per 3. E qui è come Duke vince le partite. Prince non segna, prende un contatto e mostra limiti fisici. Palla per aria, rimbalzo di Duke che va anche a punti dall'altra parte. Sull'inerzia gli rientra il quintetto. Questo è bravo, per carità, allena come pochi, forse nessuno. Ma gli dei del basket guardano sempre verso di lui però, Evidentemente gli dei del basket amano Duke, perché effettivamente avete visto come Christensen, totalmente fuori equilibrio, con un fallo oggettivo nei suoi confronti, si è riuscita a mettere il canestro. Adesso abbia la possibilità di chiudere l'azione da 3 punti prima di andare ad accomodarsi in panchina, pronto il rientro anche di Boozer. Christensen, che tra l'altro cosa sarà, 7 anni che c'è a Duke, perché ha fatto 2 anni di missione mormone, lo vediamo da sempre, è il nonno qua. Ormai penso che a fine, quando non sarà più studente, siederà in panchina di fianco al Coach K, ormai è un'istituzione. Hanno guadagnato 1 punto addirittura di differenziale durante, diciamo così, il sabbatico. Evviva il quintetto blu! Intanto brutta apertura comunque presa da Cliff Hopkins, che adesso ristabilisce gli spazi necessari per l'azione d'attacco di Kentucky. Il pick and roll con Prince, poi i due non si intendono, si infastidiscono l'un l'altro e Jones, occhio, non c'è il canestro, arriva il fallo difensivo. Qui mi aspettavo una schiacciata clamorosa che sarebbe arrivata se non ci fosse stato il fallo. Fallo da spendere, anche abbastanza intenzionale, e potrebbe venire punito anche come tale. Far schiacciare Jones a 2 mani in campo aperto qui faceva saltare per aria la Continental e dava ulteriore inerzia ai Dukies. Buon fallo. Qui stiamo vedendo l'errore in precedenza di Hawkins, che ha fatto questa virata andando a trovarsi di fronte alla schiena di Tyshawn Prince, poi effettivamente fallo assolutamente da spendere. Pura intenzionalità comunque, questo è un fallo intenzionale con anche pieno orizzonte verso il canestro, ci poteva stare il fallo intenzionale. Sì, c'è da dire che il contatto non è stato eccessivamente violento, per cui si può
giudicare come fallo tattico e pertanto non sanzionare come antisportivo. Peraltro Bogans che l'ha speso subito in panchina. Seduto, anche lui pinato da parte di coach Smith, ancora Hawkins, al quale invece continua a dare fiducia l'allenatore di UK, passa la metà campo contro Chris Duhon che su di lui lavora, adesso è Jones che sta lavorando in difesa contro Prince, l'apertura per il tiro che non arriva, ancora apertura per Hawkins che rifiuta il tiro da tre, preferisce avvicinarsi al canestro e fa bene. E Hawkins sta giocando certamente la sua miglior partita della stagione, sono in tanti a UK, tutto nasce comunque da come Parker legge raddoppio, scusatemi, da come Prince legge raddoppio e scarica. E intanto la difesa da parte di Estil su Prince dà i suoi frutti, Prince butta per aria, Boozer butta per aria una preghiera che non viene ascoltata dagli dei del basket, dall'altra parte però Estil si fa cogliere in infrazione di passi sul buon movimento difensivo in questo caso di Duke. E Duke, o meglio i 5 di Duke, sono rientrati dalla pausa difendendo con altra intensità, mettiamola così. Sì, proprio per usare, come direbbe Flavio Tranquillo, un eufemismo. Duhon apertura per Dan Levy che ha lo spazio, è corto il suo tiro e Stila ancora una volta si fa notare a rimbalzo. Dall'altra parte Caruso ha lo spazio ed è triplone. E questo è un canestro importantissimo in questo momento della gara. Sì, potrebbe essere decisivo. Duke continua a non avere secondi tiri e tiri in vernice. È evidente che deve cambiare marcia il miglior giocatore che hanno. E già abbiamo primi assaggi. Direi che ha già scalato e ha sparato l'acceleratina Jason Williams, che è andato a mettere due punti d'autore. Intanto fischio lontano dalla palla per un fallo di Dante Jones nei confronti di Rashad Caruso, che come vedete viene seguito come un'ombra da parte di Jones perché merita effettivamente tutto il rispetto del mondo in questa situazione. Eccolo qua la sua ricezione allo spazio, la triple è a segno. Ancora una volta faticano a identificare il tiratore in campo aperto, i Dukes, arriva tardi Dan Levy e con la mano di Caruso oggi paghi. Gli accoppiamenti e in effetti sulle transizioni difensive non sempre sono stati perfetti da Duke e la grande capacità di UK è stata proprio quella di punire regolarmente questi errori di rientro. Non c'è il libero assegno adesso per Caruso, rimangono 10 punti di vantaggio per Kentucky, ma è Duke che ha il possesso della palla. Altra palla importantissima, il picchero alto per Williams con Dan Levy che poi riceve post basso, gran movimento di Dan Levy in mezzo a 4 difensori, altri 2 per lui. Splendido movimento, finalmente Duke torna a segnare in vernice. La cosa impressionante di UK è come sulla transizione la palla non stia praticamente mai per terra, dall'outlet, cioè dal passaggio di apertura al tiro, la palla non tocca terra. Adesso difesa di anticipo nei confronti di Caruso da parte di Daniel Ewing, seguite questa coppia, Ewing si disinteressa totalmente del pallone, guarda in faccia solo l'avversario. E stanno difendendo come sanno e a questo punto gli 8 punti in 11:42 sono un vantaggio poco confortevole per UK. Assolutamente poco confortevole, vi dicevamo che si tratta del Jimmy V Classic, settima edizione di questo torneo dedicato a Jim Valvano, l'allenatore morto di tumore, Pam Valvano, la vedova. Questa è una cosa triste perché mi fa pensare a un uomo che ho avuto il piacere di conoscere, una persona straordinaria, e tutti quelli che lui ha allenato, da Craig Koskiani a Monroe, che giocano in Italia, tengono la sua fotografia da qualche parte, o in borsa, o nell'armadietto, perché non era un uomo come gli altri, obiettivamente. Un allenatore con un entusiasmo, una carica umana, forse irripetibile. Uno dei personaggi che in effetti rendono ancora più bello il college basket, perché si parla di allenatori, ma non solo di allenatori, anche di persone, di uomini che amano anche formare i ragazzi e che considerano quasi i loro ragazzi come dei figli. Professor Keating dell'attimo fuggente come tipo di capacità di trasmettere valori e entusiasmo. Nel frattempo avete visto sui vostri teleschermi quest'ennesima Madeleine del Principe, che francamente a pallacanestro sa giocare. Questo è veramente un bel canestro, è una bella secondaria ancora da parte di Duke, bella ricezione dentro per Boozer. Boozer che adesso ha ancora un libero a sua disposizione per riportare a meno 8 Duke, 10 punti per lui in questa serata e tali restano dopo l'errore al secondo libero, avete visto che supera i 17 ad allacciata di scuola. Oh, a proposito, la squadra che li ha battuti, i Wildcats, è Western Kentucky, che avrebbe anche un giocatore da NBA al momento infortunato in Chris Marcus, a Rapparina, cioè a casa loro nel season opener.
Western Kentucky torna buona quando farà più caldo. Decisamente sì. Intanto è Steele ancora una palla persa per infrazione di passi, cosa che fa assolutamente imbizzarrire Tubby Smith. Palle perse potrebbero essere uno dei fattori in questa partita. Beh, Duke è stata contatto soprattutto per le palle perse di UK nel primo tempo. Cosa sta ottenendo Duke adesso? Che i lunghi trattino la palla lontana da canestro e non sono all'altezza degli altri trattatori della palla di UK. E qua vedete che qualche secondo tiro Duke adesso attaccando il canestro ce l'ha. In più, come spesso succede, qualche fischio arriva. Ma guarda, guarda, guarda di chi è la palla, di chi non è la palla, è di Duke perché c'è l'infrazione di passi di Peach. Però loro fanno di tutto per meritarseli perché ci mettono qualcosa di più. Su questo non ci sono dubbi, anche perché comunque non vincerebbero così tanto se non si meritassero anche eventualmente l'appoggio delle zebre. Jason Williams poi quando decide di fare quello che vuole, fa quello che vuole. Zona di UK, come gli è già successo un paio di volte dopo la zona fatta sulla rimessa, la cosa lascia abbastanza indifferente quello là che va dentro con la moto. Qui Prince invece cade ancora per terra perché gli manca qualche chilo, questo è evidente, e il possesso sarà probabilmente concesso con la legge truffa, nel frattempo un time out. Time out chiesto da UK, in questo caso gran movimento difensivo per Carlos Boozer che si è messo sulla strada della virata di Prince costringendolo a perdere palla. Qui rivediamo intanto Giasone in allungamento, splendido canestro. Non può essere concesso con la legge truffa perché dovevano avere il possesso per chiamare probabilmente questo time out, quindi avrà la palla Duke che sta rimontando, sta giocando la palla canestro che può giocare, però è evidente che adesso è diventato Williams time. Bravi gli altri fondamentali nei loro ruoli, però hanno un giocatore diverso e adesso deve uscire con tutti i numeri che ha a disposizione. E beh, anche perché mancano 10 minuti, stoppatona intanto del gladiatore, la palla rimane nelle mani di Hawkins, ma Christensen ha piazzato veramente una veloce in questo caso. Allora si va al tiro da tre con Fitch che sbaglia ed ecco il rimbalzo di Duhan, il contropiede per Ewing, la palla viene stoppata da Jules Camara che poi ne recupera il possesso. Hawkins a guidare la transizione dei suoi, Prince ancora per Fitch che ha spazio, non ci pensa e prende un altro tiro da tre sbagliato. Duhan a rimbalzo, transizione questa volta per i Blue Devils, si gioca alla velocità della luce in questo momento. 7 punti da recuperare per i Dukes e si va naturalmente da Jason Williams, 7-8 mila finte, al resto tiro non va, il rimbalzo ancora una volta per Hawkins che passa la metà campo, poi rallenta un po', si ricomincia a lavorare in modo ragionato per l'attacco di UK, pronto il pick and roll con Tyshawn Prince, il tiro immediato di Hawkins è lunghissimo, Prince è sul rimbalzo lungo ancora per il suo playmaker che tiene vivo il palleggio, vede lo spazio sulla linea di fondo, non va, questa volta il rimbalzo è per Dan Levy, guida lui la transizione per Williams che ha spazio e viene fermata ancora una volta con un fallo terminale da Camara. Un po' di fretta per Kentucky che non sta scegliendo molto bene i tiri, tanti minuti per il nonno gladiatore Christensen che effettivamente come Russell Crowe nel film ha detto: a un mio segnale scatenate l'inferno. Guardate la presenza del nonno a centro area, zompi, serious hops come dico in America, mai visti prima. White man can jump, in questo caso ha decisamente piazzato il salto, intanto qui attenzione perché si lavora sulla caviglia di Boozer. Ecco la spiegazione dei tanti, virgola, forse troppi minuti di Christensen, caviglia in disordine per Boozer. E questo è un grosso guaio per Coach K, con tutto rispetto naturalmente per il nonno gladiatore, però la presenza di Boozer, lo dicevamo anche in precedenza, è assolutamente fondamentale negli ultimi minuti di questa partita, soprattutto considerando come stanno andando le cose. Due tiri liberi ovviamente per Jason Williams dopo il fallo terminale di Camara, a segno naturalmente Giasone dalla lunetta quasi infallibile da quella distanza e adesso sono solo 5 punti di vantaggio per UK, dimezzato lo svantaggio da parte di Duke, 8:45 da giocare per arrivare alla fine di questa splendida partita. Il passaggio di Bogans per Caruth, ancora una volta dal palleggio una fucilata. E vanno dietro al difensore con grande facilità, il tema tecnico dell'attacco di Kentucky. Oh, c'è qualcuno che cambia letteralmente passo. Francamente una partenza in palleggio devastante. Ho avuto recentemente, mentre sta andando in lunetta, una discussione con un calciatore che segue molte di queste partite di college basket, che va, diciamo, calciatore di una squadra di Milano, che dice: sì, bravo, sei bravino, tu e quell'altra, e saresti tu, però lo pompate troppo. Siccome lui è un professionista, ne ha viste di cotte e di crude, ha obiettivamente, certamente le sue ragioni. Io però ribadisco la mia opinione.
Jason Williams stasera è già uno dei primi 10 playmaker dell'NBA. Cercheremo di essere obiettivi, ma non fatene un'abitudine, perché così adesso volete anche mettere questi obiettivi. Esatto, perché insomma, è? E poi? Ecco, e poi, esatto. E che altro dopo? A mio modo di vedere, non so se pensi tu, questo qua domani cambia una squadra NBA. Opinione condivisa, per dirne una, da Michael Jordan, che ha un solo rimpianto nel fatto che adesso sta facendo vincere i Wizards, che non può scegliere né lui, perché probabilmente non avrà una scelta così alta, né il cinese. Quest'anno il cinese, essendo 21enne, può essere sceglibile, ovviamente, Ming Yao, Yao Ming, se lo pronunciate all'occidentale o alla cinese. Perché quando hanno 21 anni di vita, sia Marco Cattaneo di Telepiù che Yao Ming dello Shanghai, è sceglibile, che lui voglia o non voglia. Ecco, però c'è un problema. Yao Ming è attualmente sottoposto al controllo di ulteriori test pensanti, perché la sua strada è stata comprata da una televisione. E televisione in Cina vuol dire 400 milioni di viewers, come si dice in gergo. Quindi ci sono altre persone che devono dare dei sì, dei pollici versi o meno, in stile gladiatore. La faccenda si complica. Si complica, però i due nomi sono quelli lì. Beh, e comunque Jason Williams è assolutamente da lottery pick, per cui i Wizards, che per la prima volta in anni hanno un bilancio positivo, difficilmente rientreranno nelle prime scelte. In effetti difficilmente potranno impadronirsi di Giasone, che, concordo assolutamente con te, potrebbe cambiare la vita di molte squadre NBA. Sono sicuro che se lo metti a Golden State domani, Golden State diventa una squadra che dà fastidio a Ovest. Questo è un giocatore che ha troppa personalità, troppa forza nella parte alta del corpo, troppa capacità di crearsi il tiro da solo e troppa proprio voglia di emergere, ha grande capacità di giocare sotto pressione, perché questo la pressione la conosce sin dal primo giorno, anche perché non doveva avere in mano Duke subito, ma Avery se n'è andato anzitempo, gli ha messo le chiavi in mano di Duke e ha detto vai tu, e mi sembra che vada. Lui è andato, è decisamente andato, e adesso negli ultimi minuti di partita sono convinta che lo vedremo ancora di più di quanto non l'abbiamo visto in precedenza, perché la grandezza di questo giocatore sta proprio nel fatto che nei momenti topici di una partita lui non fugge nessuna responsabilità, anzi se le va a cercare, perché lui dice ok, sono il leader della squadra, faccio il leader della squadra. E nella finale dell'anno scorso, dove non è stato così dominante la partita, l'hanno vinta altri, diciamo Shane Betty e Dan Levy, aveva qualche problema fisico, non era al 100%. Mi sa che alle Final Four di quest'anno, dove i neri massima tornano, lo rivediamo con altro tipo di prestigio e altra, diciamo così, possibilità di impatto su gara e serie di partite del torneo. Intanto palla persa, il passaggio di Dan Levy era per le stringhe di Carlos Boozer e non è stato ricevuto da parte del lungo di Duke. Possibilità quindi di tornare al più 10 per UK, che ha ripreso a giocare con maggiore ordine in attacco, e se ne sono visti i risultati. Ancora l'attacco di Prince, mani piene per Dan Levy nel corso di tutta la partita per difendere sulla star dei Wildcats. Adesso arriva il fischio, buona difesa per Dan Levy in questa situazione. E qui Prince Narciso si innamora delle sue doti di trattatore della palla. Poi però ormai Dan Levy lo sta mandando a destra con una certa continuità e tutti gli scarichi che derivavano da lui non arrivano. Improvvisamente l'attacco di UK si ferma. E quindi Duke può recuperare il possesso e tornare in attacco ancora Dan Levy, che trova questa volta molto bene Boozer. C'è il canestro, c'è il fallo, ce n'è per tre. Dove è finita Kentucky? Aveva questa partita chiaramente in mano e adesso la sta perdendo ogni secondo che passa. Dov'è finita Kentucky o come è uscita di nuovo Duke? Beh, è la solita domanda. È la solita domanda, è ovvio che c'è un punto dal punto di vista psicologico nella narrazione di questa partita che la cambia, però comunque Kentucky aveva tecnicamente e fisicamente la gara in mano. Avete notato come in questa seconda parte del secondo tempo i tiri in vernice per Duke sono aumentati esponenzialmente? Sono aumentati notevolmente, hanno concesso un po' meno sotto ai tabelloni e questo è molto importante, e hanno costretto comunque Kentucky a far fatica a trovare buoni tiri, cosa che in precedenza invece riuscivano a fare con grande facilità i Wildcats. Guardate adesso Dan Levy come sta lavorando anche d'anticipo su Prince. E che Duke abbia girato varie vite difensive, ci si rende conto da quanto in fretta Blevin deve raccogliere il palleggio. Lo raccoglie 4 metri dopo metà campo, prima arrivava almeno un paio di metri più in là.
E quindi adesso vediamo come UK lavora. Ovviamente si continua ad andare da Tyshawn Prince, sempre seguito da Dalevi Bowmans. Rischia la palla persa, 8 secondi per Camara, sul quale esce Boozer molto lontano da canestro. Caruso con 3 secondi, 2 secondi, costretta a forzare il tiraccio, e cadono i 35 secondi senza che UK abbia costruito nulla. Brutto, brutto obiettivamente per una squadra che aveva tutta l'inerzia della gara, subito smette di andare alla panchina. Riproponiamo Hawkins, perché obiettivamente JB Blevins non dava l'impressione di avere controllo della partita. Cosa fa per la verità Smith? Va a due playmaker e toglie il tiratore, troppa pressione. Doppio playmaker, ma il miglior realizzatore della squadra adesso deve sedersi, perché ovviamente non può giocare con tre piccoli contro questa squadra. Di qua di piccolo alla fine ne basta uno, si chiama Jason Williams, con tutto il rispetto per il giocatore della squadra di Milano di cui parlavi prima. No, ma che se ne intende, ne capisce tanto, sì, di ne basket. Sì, sono convinta. Però è ovvio che questo giocatore, mi sembra, abbia qualcosa in più. Tra l'altro il pick and roll non lo chiama neanche, lo giocano naturale, non chiamano più un gioco. È lui, e vediamo cosa succede. Naturalmente sempre Duhon in campo per appoggiare Williams nel portare palla, ma Williams è comunque la squadra in questo momento. Il classico movimento del giocatore che comunque ha esperienza. Si rende conto che la situazione si complica, si butta sotto al difensore che ha appena fatto saltare, e il difensore non può far altro che precipitargli addosso e commettere fallo. Qui in precedenza l'arresto è tiro da tre. Quanti sono i giocatori che giocano playmaker nell'NBA che hanno questo tiro, data la sua forza fisica, la sua dote difensiva di passatore? Signori, questo è proprio, più si alza il livello tecnico, più incide. Come notate, diciamo che gli garba abbastanza la situazione di tensione, e la mia impressione è che abbia scritto al posto di Duke: "Gimme the rock, dammi la pietra", che in gergo è "la palla a me". Sì, perché decisamente in questa situazione l'aveva preso sulla rimessa e ha portato fino alla fine l'azione 1 su 2 dalla lunetta. E c'è di buono che sta tirando male i liberi, perché ne ha sbagliati due in precedenza e uno in questa coppia. Il che è abbastanza inconsueto, in quanto è anche un eccellente tiratore di liberi. Ultimi 5 minuti e mezzo di partita, di una partita straordinaria. Hawkins, l'errore sulla linea di fondo, la palla sprizzata finisce nelle mani di Giasone, che va fino al capolinea. E signori, siamo nuovamente in parità. Adesso Kentucky ha bisogno di qualche cosa dai suoi All America. Non abbiamo visto granché, però abbiamo visto l'All America che volava e andrà in lunetta. Hanno bisogno di mettere punti subito, fermare l'emorragia. Sai cosa, Federico? Prince è stato in campo praticamente tutta la partita. Inevitabilmente adesso non può che essere stanco, anche perché lo hanno fatto faticare oggettivamente, e quindi adesso è difficile che lui da solo possa dare un contributo come quello che potrebbe servire a UK. Esatto, anche perché Camara ha giocato difensivamente bene 30 minuti, ma offensivamente bene solo 15. Caruta ha giocato 15 minuti da favola in attacco, però in questo momento è in panchina. Qui, come vedete, ci sono due All American, chiaramente uno contro l'altro, e l'All American bianco non ha tanta voglia di vedere il ragazzo di Compton andare su per la bimane. Non prende la schiacciata in faccia, no. Mike Dunleavy non se ne parla proprio, è andato anche lui con l'anestesia locale sulle braccia di Prince. 11 punti per Tyshawn Prince, 2 di vantaggio per UK. Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti di partita, cresce il fragore, ancora Williams sul pick and roll, ancora la triple a segno. C'era detto, Fede? C'era detto che probabilmente Kentucky dovrebbe cominciare a cambiare su quella situazione, difendergli contro. Continuano ad accettare l'idea di provare a passare su quel blocco, e lui tira troppo in fretta. E poi ha troppa mentalità, lo sfidano, lui accetta la sfida senza problemi, e il fatto è che fa canestro. Bogans riesce in qualche modo a trovare Fitch, sul quale viene commesso fallo da parte della difesa. Bogans ha fatto una cosa molto importante, di pura reattività, di puro istinto in questa situazione. Qui intanto stiamo rivedendo, guardate gli occhi di Williams e il blocco di Sanders. Come notate, questa è una situazione in cui bisognerebbe cambiare di più, invece sono passati dietro, e passare dietro sul blocco neanche per scelta, proprio perché non si sono accorti del blocco di Sanders, o provare a passare davanti e finire sul blocco. Bisognerebbe che su quella situazione cambiassero e lo mettessero nella condizione di dover almeno pensare. Invece ormai è automatico, va a destra e tira. E poi Camara lì doveva stare almeno due passi più in su.
per cercare di disturbare, sì, comunque il tiro. E calcolando che Smith è un allenatore difensivo, non era proprio imprevedibile che andassero pick and roll continuato per lui da qua alla fine. E invece è arrivato il triplone a segno per Giasone. Jones in possesso di palla, questa volta si va da Dunleavy, ma poi la palla finisce nelle mani di Duan. Ancora un pick and roll per il playmaker dei Blue Devils. Hanno anche fortuna adesso i Dukies, perché va per le terre il difensore. La palla poi sprizza dalle mani di tutti, viene chiamata la palla 2, vedremo la legge truffa chi premia. Ironicamente hanno cambiato su Duan e non hanno cambiato su Williams. Probabilmente si sono confusi, perché in effetti Duan è comunque molto meno pericoloso di quanto non fosse Williams. Hanno fatto comunque delle prove tecniche di cambio difensivo, perché sarà fondamentale muoversi in questo modo quando sarà Williams a lavorare su quel pick and roll. Williams che ovviamente rimane in campo per tutto il finale di partita. Duke non perde da 19 partite, però questa è obiettivamente una di quelle partite dove rischia grosso, perché il Kentucky è avanti, è tutt'altro che morta, l'inerzia l'hanno un attimino smorzata, ci godiamo un supplementare. Ci godiamo un supplementare in questo momento, in effetti. Intanto state vedendo le cifre di Williams, che è arrivata a quota 27, ma 27 e non sentirli, 27 buoni punti. No, li sento, no, ma Kentucky li sta sentendo. Nel senso che, sai, sono quei 27 che vengono fuori dalla scioltezza, sì, del giocatore. Qua hanno cambiato addirittura, nemmeno sistematicamente, ha mandato una squadra contro Williams, palla è andata dentro, ma se non altro gliel'ha tolta dalle mani. Adesso però è ancora Duke che lavora in attacco, ancora il tiro da tre, questa volta con l'uomo sulla faccia. In questo caso niente da dire sulla difesa di Kentucky, ma Williams la mette lo stesso. E niente da dire anche su Williams, direi. No, proprio no. Ormai abbiamo speso tutte le parole, andiamo all'aramaico come al solito per cercare nuovi aggettivi. Dall'altra parte Bogans comunque mantiene in linea di galleggiamento UK, ancora parità 3.45 per arrivare alla fine della partita. Ancora l'attacco per Duke, ancora il pick and roll, questa volta la difesa si adegua e c'è il recupero. Sembrava più che altro un aiuto e recupero a questo, ma se non altro fanno qualcosa contro di lui, e appena fai qualcosa contro di lui lo fai pensare, il che presuppone che possa sbagliare, essendo anche un ventenne. Essendo anche un ragazzino, effettivamente può capitare che cerchi lo scarico sbagliato. Qui vediamo anche come riesce a muoversi senza palla, ma guardate, qui il difensore ce l'aveva assolutamente in faccia. Sì, Bogans ha perso un secondo, perché lui era sulla riga di fondo, ha effettuato la rimessa, e però alla fine il secondo l'ha pagato, perché ha ricevuto troppo bene con il corpo messo a posto. Stiamo parlando di frazioni di secondo, Gerald Fitch in lunetta a segnare il primo dei tiri liberi a sua disposizione. Adesso davvero ogni singolo punto, ogni singolo pallone potrebbe essere determinante in questa partita. Come vedete Fitch non ha ancora sbagliato nelle sue gite in lunetta nella serata, rimane intonso il suo record 4 su 4 nella serata. Time out chiamato immediatamente da Coach K. Adesso arrivano i 3 minuti e 38 secondi più caldi della gara. Chris Duan naturalmente rimane in campo a guidare l'attacco dei Dukies. Si va da Buser, l'apertura è per Dunleavy che ha lo spazio da tre. È una vera e propria mattonata quella del figlio del coach. Poi arriva il fischio arbitrale, perché c'è stata una spinta di Bogan su Jones. Inusitato errore di Dunleavy, che ha mandato per aria veramente un tiraccio. In questi momenti della partita ho l'impressione che Chris Duan, che difende sulla palla come forse nessuno in America, dovrebbe prendere qualche responsabilità in più in attacco per togliere pressione agli altri. Invece Duan probabilmente è ancora un po' troppo generoso con i suoi compagni di squadra. Jones in lunetta intanto con due tiri liberi. Quarto fallo, come vedete, per Keith Bogans nella serata, anche per lui moltissimi minuti di campo. Jones, tiratore da 72.7% nelle prime 9 partite di stagione, 4 su 4 però nella serata, solo dalla lunetta ha segnato. Bogans ha flirtato con l'NBA quest'estate, è andato nel draft e poi si è ritirato, non ha scelto un agente, quindi è di nuovo eleggibile per il college basket. Decisione che definirei saggia. Come minimo, effettivamente un anno in più di college male non può fargli. 2 su 2 intanto dalla lunetta per Jones, si continua sul filo della parità, 3 minuti e 26 da giocare. Me lo immagino al momento a Mobile, Alabama, tra rettili e umidità da portare a casa nella squadra della Lega Sperimentale. Un po' perso, meglio qua. Lasciamo stare, molto meglio qua, almeno si va in televisione nazionale, diciamo, ecco. La Lega Sperimentale non è particolarmente
seguita a tutte le latitudini, linee esterne per l'attacco di Kentucky, che poi va naturalmente da Tyshawn Prince, che tiene vivo il suo palleggio, va al servizio di Hawkins, ultimi 9 secondi per l'attacco, buon movimento di Hawkins, lo scarico per Kamara che non va, Boozer a rimbalzo, va a disturbarlo Hawkins, ma la palla è comunque saldamente nelle mani dei Dukies, Duhon, il tiro non va e viene recuperato il rimbalzo da Prince. Comunque partita principesca per l'appunto la sua, Hawkins guida i suoi. Peraltro Prince nel secondo tempo ha sofferto Dan Levy, non lo riesce più a battere facilmente dal palleggio e obiettivamente in questo momento manca la prima opzione offensiva UK, bello scarico intanto di Jason Williams e Duhon è andato sul primo ferro sul tiro che però non poteva non prendere. Era assolutamente un eccellente tiro quello del play di Duke, come un buon tiro è quello di Fitz, che però va cortissimo, Boozer torna a fare il vuoto a rimbalzo come ha fatto nelle ultime azioni e a questo punto le cose volgono al meglio per Duke, perché se riprende il dominio nelle zone più turate effettivamente ha molte più chance di quante ne abbia UK. È sempre sotto di uno, anzi è pari in questo momento, però adesso controlla molto bene il proprio tabellone e obiettivamente Kentucky è in difficoltà offensiva. Ultimi 2 minuti di partita, Boozer riceve, prende il pallo di Kamara facendolo saltare e l'ex O'Kill salta malamente sulla finta di Carlos Boozer, 2 liberi per il giocatore di Duke. Pressionante palla dentro di Dan Levy, guardate, con la mano sinistra fatta scivolare lungo il polso e poi il polpastrello, ha dato la palla che girava perfetta a Boozer. Questo è già un passaggio NBA, proprio grande tecnica e facilità di leggere la posizione del corpo del difensore e trovare la linea e l'angolo di passaggio giusto. Queste cose scout NBA sono lì che scrivono, non stanno guardando i tiri liberi di Boozer in questo momento. Anche perché o ce le hai o ce le hai, non è che le costruisci più di tanto, insomma. Questo ha visto troppa pallacanestro di alto livello nella sua vita, ha già proprio memorizzato delle cose di alto livello. 2 su 6 fino a questo momento per Boozer dalla lunetta, pessima serata ai liberi per il numero 4 di Duke che mette il secondo e spareggia la partita portando a più 1 Duke, 1 minuto e 54 da giocare, splendido finale di partita fra Duke e UK. Hawkins in possesso di palla, va da Prince, il pick and roll, la virata di Prince che alza la parabola, giocatona di Tyshawn. Eh sì, se gli fai usare solo la mano sinistra è difficile che lui non faccia canestro. Ci sono 8 squadre imbattute in questo momento negli Stati Uniti in cui si sta giocando questa partita, una è quella con la maglia bianca. Esattamente, 9 vittorie e 0 sconfitte nella stagione fino ad ora. Williams prende il tiro, è un'altra triple a segno. È una di quelle serate in cui o gli spari o non lo fermi. Bel giocatorino, questa sarà la mamma immagino. Suppongo che sia la signora Williams a giudicare dalla reazione estasiata. La signora Williams ha detto l'abbiamo mandato a Duke per la scuola e non perché ci interessasse come giocatore di pallacanestro. Se poi dopo porta a casa anche dei dollari in meglio, ma noi l'abbiamo mandato a scuola per prendere un'educazione, avere la testa al solito posto, cioè sulle spalle. Sì. Questo fa molto fratelli Capone. No, esatto, cioè bene, per carità. Però mi sembra che il futuro sorrida alla famiglia Williams. Credo che buon Giasone potrà contribuire al bilancio familiare molto presto in modo molto incisivo. Guardate come rimbalzi sui suoi talloni, anzi non li appoggia neanche per terra i talloni, ha una capacità di reazione in quei polpacci che è qualcosa di spaventoso. E la mamma intanto continua ad esultare e improvvisa una mezza rumba. Dal tipo mi sembra una che potrebbe anche lei portare il cappello That's My Boy e l'olio benedetto alla prossima destinazione. Come la mamma di Allen Iverson e come sicuramente la mamma di DJ Wagner, che quella sì invece che non lo ha mandato a Memphis per l'educazione scolastica, anzi gli ha anche detto beh ragazzo spicciati che dall'anno prossimo voglio i presidenti. Esatto. Ultimi 42 secondi, Duke in vantaggio di un punto, William contro Hawkins, l'apertura per Duhon che prende il tiro da tre, è lunghissimo, la lotta al rimbalzo. L'ultimo a toccare sembra essere un giocatore di Duke, più precisamente Jones, la palla per Kentucky, mamma mia. Questa dovrebbe essere la situazione inversa, c'è Duhon per lo scarico per Williams, Duhon non ha neanche vagamente la tranquillità quando tira da quella distanza del suo compagno di linea e obiettivamente in questi momenti deve prendere quei tiri perché la difesa lo battezza un po'.
UK può tirare per vincere. Naturalmente va da Tyshawn Prince che la mette con l'arcobaleno, un punto di vantaggio per UK, 14 secondi e 7 decimi da giocare e Duke ha la palla per arrivare a vincere questa partita. Questo tiro è un floater, un galleggiante, lo lascia andare con una facilità impressionante, usa anche il destro all'interno del drive, poi la mano sinistra è quella che tira, grandissimo canestro del principe. Guardatelo, c'era anche l'aiuto di Boozer, lui manda da una parte Dan Levy, va lui dall'altra parte, poi tutto polpastrelli, movimento principesco per l'appunto. Qui ricorda un tantino Mike Dan Levy, Byron Scott, che finale Utah Chicago qualche anno fa. Ci sta, cioè Brian Russell. Russell, scusa. Sì, direi che l'ha mandato sulle caviglie, diciamo così. L'ha mandato per le terre, clamorosamente. Ed è andato poi a segnare quello che potrebbe essere il canestro più importante della partita. Guardate Caruth ed Estil come saltino sulla panca. Qui si parla proprio delle squadre imbattute fino a questo momento. Vedete i vari nomi. Duke comunque è quella che ovviamente ha anche il numero uno del ranking nazionale. Qua tanta bella gente in questa serie di squadre. Oklahoma State con Baker che cercheremo di far vedere. Boston College con Troy Bell, giocatorino, sempre il favorito giocatore dell'anno secondo me nella Big East. Tutte squadre che col permesso di zia Paola cercheremo di farvi vedere. Di la verità, è la verità. Come no, scelgo io. Appassionati, non vi sarete persi la foto Cotton Club sull'inserto del Corriere della Sera. Ultimi 13 secondi di partita, Duke in attacco naturalmente con Williams che viene fermato fallosamente dalla stoppata di Prince. Prince imbestialisce perché vorrebbe che la stoppata fosse valida, così come si imbizzarrisce Coach Smith. Ci saranno due liberi adesso per Jason Williams. Andiamo a rivedere la sua penetrazione. Prince e Camara entrambi vanno per il cuoio, evidentemente da qui rivediamo, c'era tanto cuoio però il corpo era un'altra faccenda. Cambio difensivo sulla situazione classica che coinvolgeva Williams che ha tirato malissimo ai liberi. Qua la palla però balla sul ferro della Continental del basket, e va dentro. Adesso palla anche per andare avanti. Tiro libero fondamentale adesso per Jason Williams ed è lungo, attenzione, rimbalzo per Camara, 78 pari, ultimi 5 secondi, raddoppiato Prince, si va da Hawkins che prende il tiro da 8 metri, non va e il tempo scade ed è supplementare alla Continental Arena di Stratford, New Jersey, Duke Kentucky. La partita dell'anno non è ancora finita, ci vogliono altri 5 minuti per vederne la fine. E naturalmente ci saremo anche noi, restate con noi.